Salve a tutti amici, oggi vorrei farvi vedere come ho risolto un problema che non capivo sinceramente cosa fosse, ma si sentiva un rumore di sciacquettio da qualche parte qui. E muovendo lo sportello poi ho capito che proveniva da dentro lo sportello, quindi l'acqua entrava quando pioveva. Poi dopo un po' andava via e non capivo che cosa stava succedendo. Allora, vedete qui. Da questa parte l'acqua entra, è normale, però c'è un foro di uscita sotto lo sportello. Ebbene, se questo foro di uscita è otturato, allora succederà proprio questo, che l'acqua si accumulerà dentro lo sportello. È bene provvedere quindi a rimuovere l'otturazione, perché poi con il tempo si potrebbe andare a rovinare anche la carrozzeria esterna. Guardate, vediamo un po' se riesco a farlo vedere. Eccola qui, vedete? Questa io la posso andare ad aprire smuovendolo con il dito, e c'è una guarnizioncina, e qui dietro c'è il buco, era otturato questo. Quindi se voi con uno stecchino qualcosa lo andate a liberare, poi l'acqua vedrete che fuoriuscirà. In questo caso non fuoriesce nulla perché l'ho già ripulito. Insomma, è una risoluzione semplicissima. Potrebbe esserci un buco come due, controllate. Nel mio caso ce n'avevo uno o due, non mi ricordo già. Due, anche io. Ed ecco qua il secondo, vedete? C'è questa guarnizione, qui dietro c'è il buco. Questo deve essere libero. E l'acqua poi quando si accumula fuoriesce naturalmente. Bene, quindi spero di avervi aiutato con questo problema. Un saluto.